Situato nel cuore della Valle Santa Reatina, Ostello Villa Franceschini offre a chiunque abbia il desiderio di visitare luoghi da ricordare come i conventi francescani una vacanza all'insegna della tranquillità e del relax. Ostello Villa Franceschini ospita anche gite scolastiche grazie alla vicinanza di luoghi didattici come la Riserva dei Laghi e la Cascata delle Marmore, apprezzato anche dagli amanti della canoa, dello sci, della bici e del trekking, propone per gruppi sportivi di ragazzi e di adulti gite turistiche e percorsi in un territorio naturale e incontaminato. Ostello Villa Franceschini è anche centro estivo per bambini e ragazzi, campus per squadre, scolaresche e parrocchie. Ostello Villa Franceschini, a Contigliano, in via Ettore Franceschini 7, telefono 0746 70 61 23. Oppure 339 22 74 096. Vi presentiamo l'azienda agricola biologica Martelli. Siamo a Configni, nel cuore della Bassa Sabina, dove è possibile acquistare direttamente dal produttore le migliori carni, gli ortaggi, la frutta, il superlativo olio extravergine d'oliva. L'azienda agricola biologica Martelli offre anche un colpo d'occhio ad altri tempi, grazie al pascolo libero di bovini e ovini. La nostra carne ha un altro sapore, i nostri formaggi non conoscono eguali e l'extravergine è tutta un'altra cosa. Azienda agricola biologica Martelli, via Pomarolo, Configni, Rieti, 0746 67 22 65. Una notte, quella trascorsa, caratterizzata da forti raffiche di vento che hanno visto molteplici interventi da parte dei vigili del fuoco di Rieti. Tra le zone più colpite, Contigliano, Antorodoco, ma anche l'area delle comunali di Rieti. I problemi maggiori sono stati la caduta di alberi sui fili di corrente, così come la messa in sicurezza di pali pericolanti. In tarda mattinata si è verificata sulla strada tra Antorodoco e Rocca di Fondi una frana che ha completamente bloccato il flusso viario, che è stato ripristinato dopo diverse ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco. Parlando delle prossime condizioni meteo, si profila su tutto il Reatino un intensificarsi delle precipitazioni, con presenza di rovesci temporaleschi, in particolare sulla Sabina Reatina. Complessivamente sono previsti 35 mm di pioggia,
presenza di neve sopra i 700 metri e al momento non è interessato il capoluogo sabino. Il rischio neve a Rieti si presenterà nella prossima notte, quando la quota neve potrà scendere, anche se in modo sporadico, a quota 400 metri. Leggero sarà l'innalzamento delle temperature minime in pianura, che rimarranno sopra lo zero. Lo zero termico si attesterà a quota 900 metri. Il maltempo, intervallato da brevi schiarite, perdurerà fino a domenica. Per avere un'inversione di tendenza, bisognerà aspettare lunedì 7. Per l'ex NIA di Rieti si prospetta un florido futuro, almeno si spera. Si è svolto al Cinema Moderno l'incontro tra i giovani dell'Associazione Rena e diversi rappresentanti di Comune, Regione e sindacati. Tra i presenti anche Alessandro Profumo del Monte dei Paschi di Siena e il sottosegretario Claudio De Vincenti. Al meeting sono stati illustrati tutti i passaggi che dovrebbero portare l'area a nuova vita. Si dovrebbe partire con una prima fase nella quale individuare 10 esperti del gruppo di lavoro attraverso un call internazionale, per poi passare allo studio diretto del sito riatino, che permetta di capire al meglio la realtà e quindi il progetto. Il gruppo dei 10 dovrebbe essere a Rieti per 15 giorni, giorni nei quali si avvierà uno scambio con i progettisti locali. La fase successiva prevede la coprogettazione sui tavoli tematici, per poi arrivare ad un progetto inteso come costruzione di una visione di sviluppo. In tutto questo diventa importante anche il recupero della memoria, infatti con l'archivio di Stato si andrà a catalogare la grande mole di documentazione che negli anni si è ammassata all'interno della Viscosa. Il sottosegretario allo sviluppo economico Claudio De Vincenti a Rieti, dove ha incontrato i segretari sindacali provinciali, il consigliere Mitolo e il sindaco di Rieti Petrangeli. Tra i tanti temi caldi si è parlato dell'avvertenza retail. L'impegno del vice segretario è quello di convocare a breve un tavolo ministeriale nel quale riaprire un discorso di prospettiva. La volontà è quella di attirare imprenditori che vogliono riprendere lo stabilimento. Le verifiche saranno avviate da subito, verifiche volte a capire la possibilità di attirare investimenti. Nel giro di 2 settimane, ha dichiarato De Vincenti, dovranno essere date informazioni utili e aprire un discorso di prospettiva con un nuovo tavolo ministeriale. Anche la multinazionale Finmeccanica sarà chiamata all'appello, ricordando i precedenti impegni presi in termini di ordinativi, quasi 40 milioni di euro. Dunque si aspettano riscontri, come dichiarano i rappresentanti sindacali Ricci della FIMCISL, D'Antonio della FIOM CGL e Camerini della UILM Rieti. È necessario infatti capire se l'avvertenza potrà ripartire e soprattutto ripartire con una marcia in più rispetto al passato. Si è svolto presso la sede Ascom un incontro con numerosi operatori economici del centro cittadino. In premessa è stata fatta un'analisi di quanto realizzato dall'amministrazione comunale in questi quasi 3 anni di governo cittadino. Ciò che colpisce è la mancanza di progettualità e di idee per lo sviluppo della città, le aspettative che erano fondate sulla cultura, sul marketing turistico e quant'altro promesso non si sono concretizzate se non in piccolissima parte. Questo quanto dichiara il presidente di Confcommercio di Rieti, Nando Tosti. La conferma di questo scenario è la perdurante chiusura dei musei, del teatro, della biblioteca, la mancanza di programmazione di eventi attrattivi, la cronica indifferenza alle nostre proposte in materia di parcheggi, sviluppo turistico e commerciale. I commercianti presenti hanno inoltre sottolineato i gravi disagi legati ai ritardi dei lavori plus, disagi che, se continueranno, porteranno ad un'ulteriore contrazione dell'occupazione nelle aziende coinvolte e ad ulteriori chiusure di negozi. È inoltre emersa l'esigenza di rivedere alcuni aspetti del traffico cittadino, l'urgenza di provvedimenti che concedano ossigeno alle imprese del terziario e che facilitino l'accesso alle zone limitrofe ai cantieri, nonché la necessità di rivedere le modalità organizzative della cosiddetta mostra dell'antiquariato. L'associazione, nonostante l'estrema disponibilità dimostrata in questi anni all'intera amministrazione, si vede nuovamente costretta a intervenire sui soliti argomenti nella speranza che ciò sia da stimolo per un rilancio dell'intera città.
Secondo i dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, rimangono stabili a quota 5.600 i detenuti presenti nelle 14 carceri della Regione Lazio, dato che dimostra il totale sovraffollamento all'interno delle strutture. Si attestano infatti 500 presenze in più rispetto alla capienza regolamentare fissata a quota 5.114. In testa nella Regione Lazio, l'istituto che ospita il numero maggiore di detenuti è RBBNC1 di Roma con 1.490 presenze e a seguire 830 Regina Coeli di Roma, 518 a Velletri, 471 a Frosinone, 431 all'Istituto NC di Civitavecchia, 404 a Viterbo, 328 a Rebibbia Femminile di Roma, 310 a Rebibbia CR Roma, 253 a Rieti, 217 a Cassino, 157 a Latina, 79 a Rebibbia Terza Casa di Roma, 68 all'Istituto Passerini di Civitavecchia e per finire 63 a Pagliano. Dai dati emergono ulteriori spunti di riflessione. Continua a scendere la percentuale dei detenuti in attesa di giudizio definitivo. Nel Lazio sono 2.101, 37,39% del totale, il 4,6% in meno rispetto a febbraio 2014. 988 sono quelli in attesa di giudizio di primo grado e 1.113 i condannati non definitivi. I condannati definitivi sono invece 3.503, il 62,39%. 4% con un più 3% rispetto allo scorso anno. Rispetto ad un anno fa, il Lazio perde una posizione nella graduatoria delle regioni italiane con più detenuti, passando dal terzo al quarto posto, dietro Lombardia con 7.871 presenze, Campania con 7.238 e Sicilia con 5.969. Tuttavia, malgrado ci sia stata questa diminuzione, bisogna prendere atto che siamo ancora lontani dal garantire condizioni accettabili di vivibilità all'interno di gran parte delle carceri della regione, ha dichiarato garante dei detenuti del Lazio Angelo Marroni. In tal senso, le aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria segnalate a Frosinone, la difficile realtà denunciata dai sindacati a Velletri e quella segnalata dalla delegazione dei radicali italiani a Latina sono tutte spie di una tensione che resta ancora troppo alta. Saranno 24 le immagini esposte all'Auditorium dei Poveri, Chiesa di San Giovenale, in via Garibaldi a Rieti, nella mostra Immagini, eventi della nostra città nel 2014, che sarà inaugurata sabato 31 gennaio alle ore 17. Organizzatore dell'esposizione il circolo fotografico reatino Fausto Porfiri BFI, che attraverso gli scatti dei suoi soci da 47 anni fissa nel tempo momenti di vita vissuta della città sabina. La collettiva fotografica, patrocinata dal Comune di Rieti e dalla FIAF, sarà un'occasione per ripercorrere in un immaginario percorso tutti gli avvenimenti che hanno visto Rieti palcoscenico di notevoli eventi come Rieti Danza Festival, il Giro d'Italia, il RIC, eventi teatrali di importanza nazionale ed internazionale. La mostra sarà aperta tutti i giorni dal 31 gennaio al 7 febbraio dalle 17 alle 20. C'è tempo fino al 28 febbraio per presentare la domanda di partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione delle borse di studio comunali. L'amministrazione comunale, riconoscendo all'impegno nello studio un profondo significato sociale e culturale, vuole incoraggiare i giovani che siano meritevoli, ha istituito le borse di studio comunali riservate agli studenti residenti a fare in Sabina da almeno un anno e che nel precedente anno scolastico accademico abbiano ottenuto il massimo dei voti in uno dei seguenti gradi di istruzione: licenza di scuola secondaria di primo grado ex scuola media, diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado, diploma di maturità quinquennale, laurea triennale o specialistica. Non sono ammessi gli studenti di qualsiasi ordine e grado che fruiscano di altra borsa di studio o premio concessi da altri enti pubblici o privati o che siano ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza. Come istituzione pubblica abbiamo fatto nostro il dovere morale di aiutare quei giovani che si distinguono per meriti scolastici e universitari. La formazione culturale è la base di ogni possibilità di crescita personale, quanto dichiara l'assessore Antonino Latorre.
Ben 500 posti lavoro previsti a Passocorese con l'accordo tra il consorzio industriale della provincia di Rieti e il colosso Amazon. E al polo logistico coresino sarà realizzato il secondo centro di distribuzione in Italia dopo quello di Castel San Giovanni in provincia di Piacenza. 500 appunto i posti previsti tra assunzioni dirette di Amazon e indotto, figure che vanno dal personale tecnico operativo agli addetti del servizio clienti. In un momento così buio per l'economia locale questo accordo rappresenta una mano santa. E per lunedì al polo industriale di Rieti in via dell'elettronica è stata indetta la conferenza stampa che sarà presieduta dal presidente Andrea Ferroni, che ha parlato anche di altre iniziative importanti che sono in via di definizione. Amore, sono stato in banca e mi hanno regalato una carta di credito. Ma noi abbiamo bisogno di una casa nuova, non di una carta di credito. Dammi retta, andiamo in BCC Roma. Con linea mutui BCC per l'acquisto e ristrutturazione casa, vai sul sicuro. È la casa dei nostri sogni. 3 camere, 2 bagni. E un lavandino nuovo. Banca di Credito Cooperativo di Roma, capitale in crescita da 60 anni. La fattoria di Alice, io mangio reatino, io mangio genuino. Direttamente dalla piana, i migliori ortaggi, la frutta, le carni, i salumi, i formaggi, come si facevano un tempo, e tanti altri prodotti del nostro territorio. Qualità e convenienza a chilometro zero. La fattoria di Alice, io mangio reatino, io mangio genuino. Viale Domenico Di Carlo 4, telefono 0746 27 23 53. A Limiti di Greccio, Arredamenti Roberto Nobili, da oltre 40 anni sul mercato, per arredare insieme a voi la vostra casa, vi invita a visitare i suoi 2 piani di esposizione dedicati solo alle vostre scelte. I nostri stili, classico, moderno, design, soddisferanno tutte le vostre esigenze. Guardate e toccate con mano il centro cucine componibili Sice, Treò e Aran, le novità di Le Fablier, Accademia del Mobile, grandi marchi di cui siamo esclusivisti di zona, Tonin Casa, Caccaro e tante altre firme prestigiose. Arredamenti Roberto Nobili è anche progettazione di interni e centro prova materassi e reti Dorelan. Da noi potrai scegliere di personalizzare la forma di pagamento a seconda delle tue esigenze. Arredamenti Roberto Nobili a Limiti di Greccio. Da oltre 40 anni arreda la tua casa. Vi presentiamo l'azienda agricola biologica Martelli. Siamo a Configni, nel cuore della Bassa Sabina, dove è possibile acquistare direttamente dal produttore le migliori carni, gli ortaggi, la frutta, il superlativo olio extravergine d'oliva. L'azienda agricola biologica Martelli offre anche un colpo d'occhio ad altri tempi, grazie al pascolo libero di bovini e ovini. La nostra carne ha un altro sapore, i nostri formaggi non conoscono eguali e l'extravergine è tutta un'altra cosa. Azienda agricola biologica Martelli, via Pomarolo, Configni, Rieti, 0746 67 22 65. Questo weekend sportivo Rieti Calcio salta, ma c'è anche il rischio che la partita prevista l'8 febbraio con il Gualdo Casa Castalda venga rinviato. Il difensore umbro Riccardo Pandolfi, classe 96, è stato convocato nella rappresentativa di Serie D per la Viareggio Cup. Fatto quest'ultimo che offre l'opportunità di chiedere lo spostamento di gara a mercoledì 11 febbraio, deroga concessa a tutte le società che hanno giocatori impegnati nel torneo internazionale. La decisione sarà presa entro questo prossimo martedì 3 febbraio. L'ultima gara del turno preliminare si giocherà sabato 7 febbraio, a ridosso della ripresa di campionato, quindi con la difficoltà, se non impossibilità, dei giocatori di rientrare nelle rispettive squadre. Ma se la rappresentativa dovesse qualificarsi per gli ottavi di finale, le gare si recupereranno in data 18 febbraio.
Prometeo è stata battuta in casa da Agropoli nel turno di andata della fase di qualificazione alle Final Four di Coppa Italia. Sono scese in campo due tra le migliori formazioni del campionato di Serie B. Agropoli, capolista del girone D, fino alla scorsa domenica in battuta, e Rieti, seconda nel girone C. Privo di Benedusi, coach Nunzi porta sul campo Stanic, Granato, Iannone, Spizzichini e Rosignoli. Agropoli scende in campo con Romano, Serino, Molinaro, Brindelli e Maruli. È capitan Granato ad aprire le danze, ma la risposta di Agropoli non si fa aspettare. La formazione ospite va presto in vantaggio. Marieti ci mette grinta e sul finire del quarto riesce a recuperare parte del gap. Agropoli attacca con buone percentuali e la sirena fischia sul 14-21. All'inizio del secondo periodo Rieti si riporta subito a contatto e con una spettacolare schiacciata di Spizzichini pareggia, per poi andare finalmente in vantaggio con una tripla di Stanic. Da qui si va avanti punto a punto, le due squadre si affrontano a viso aperto. Rieti si aggiudica il quarto per 40-35. Al rientro in campo i due attacchi non si fanno pregare e al tentativo di Agropoli di riportarsi sotto la bomba di Marulli rispondono la tripla di Granato e il tiro da sotto di Iannone. La gara continua con grande equilibrio e un paio di volte Agropoli torna pericolosamente sotto finché con una tripla di Molinaro non riesce ad andare in vantaggio. Il periodo termina sul 54-57. Un tiro da sotto di Feliciangeli riporta un punto sotto all'inizio del terzo quarto. Si continua a giocare sul filo dell'equilibrio. Una serie di errori dall'una e dall'altra parte mantengono il punteggio in stallo per diverse azioni finché Serino non mette la bomba che segna il più 6 per gli avversari. Non basta il time out chiamato dalla panchina amarantoceleste a interrompere il trend positivo dei campani, che con una tripla di Serino e due liberi di Marulli riescono ad arrivare fino a 11 punti di vantaggio. La gara finisce 74-88. Il Rieti Basket è stato battuto, ma nulla è perduto. Giovedì si gioca la gara di ritorno ad Agropoli e in quell'occasione si deciderà quale sarà delle due squadre a recarsi al concentramento di Rimini. Arrivo, il tempo di un caffè e ricominciamo. Iniziano le nuove puntate di A Tavola con Elia. Ci vediamo tutti i giorni su Sabinia TV. Situato nel cuore della Valle Santa Reatina, ostello Villa Franceschini. Offre a chiunque abbia il desiderio di visitare luoghi da ricordare come i conventi francescani una vacanza all'insegna della tranquillità e del relax. Ostello Villa Franceschini ospita anche gite scolastiche grazie alla vicinanza di luoghi didattici come la Riserva dei Laghi e la Cascata delle Marmore. Apprezzato anche dagli amanti della canoa, dello sci, della bici e del trekking, propone per gruppi sportivi di ragazzi e di adulti gite turistiche e percorsi in un territorio naturale e incontaminato. Ostello Villa Franceschini è anche centro estivo per bambini e ragazzi, campus per squadre, scolaresche e parrocchie. Ostello Villa Franceschini a Contigliano, in via Ettore Franceschini 7, telefono 0746 70 61 23. Oppure 339 22 74 096.
vi presentiamo l'azienda agricola biologica Martelli. Siamo a Configni, nel cuore della Bassa Sabina, dove è possibile acquistare direttamente dal produttore le migliori carni, gli ortaggi, la frutta, il superlativo olio extravergine d'oliva. L'azienda agricola biologica Martelli offre anche un colpo d'occhio ad altri tempi, grazie al pascolo libero di bovini e ovini. La nostra carne ha un altro sapore, i nostri formaggi non conoscono eguali e l'extravergine è tutta un'altra cosa. Azienda agricola biologica Martelli, via Pomarolo, Configni, Rieti, 0746 67 22 65.